L'artista esistenzialissima, le ultime dal mondo io, per quanto riguarda, diciamo, l'organigramma di campo, l'ultimo allenatore, il secondo sarà Alessandro Nesta, che è un amico di vecchia data, amico datato di Pirlo, hanno condiviso tante piccole cose assieme, e soprattutto perché un allenatore in seconda, tra l'altro col Padenino e quant'altro, ha finito da poco i playoff con il Frosinone, lo spareggio perso, se non sbaglio, con lo Spezia. Perché un difensore? Perché lui e Tudor cureranno l'aspetto difensivo. Nel senso che quest'anno la Juve, se non sbaglio, ha incassato una quarantina di reti, tantissimo, è stato per vincere il campionato. Difficilmente poi una squadra vince il campionato subendo tante reti, in genere è con la migliore difesa che vince il campionato. Ebbene, Pirlo vuole ripartire da Tudor e da Nesta, persone che tendenzialmente conoscono, insomma, la fase difensiva, e cercare di applicarla al massimo nel miglior modo possibile, cercare di ottenere dei risultati abbastanza positivi là dietro. Per quanto riguarda invece poi l'attacco, notizie di 25 minuti fa, che più che altro era una conferma, si poteva fare su video anche prima, però volevo essere un pochettino più sicuro. Infatti mi erano anche delle conferme da Roma, zona Torrevecchia Motomare, anche Spinaceto, che l'indiziato numero uno per quanto riguarda l'attaccante è Dzeko. Dzeko, l'unico problema è che rimane la Roma, dice di non volerlo vendere, lui dice di non voler andare via, il solito gioco delle parti. La realtà è che la Roma comunque deve comunque tendenzialmente abbassare il monte ingaggi. Dzeko è un 34enne e percepisce 7 milioni di euro e mezzo all'anno, quindi è una cifra abbastanza alta. Io credo che presumibilmente, se la Juve riesce a rescindere con Higuain, è probabile che quei soldi li prenda Dzeko. Quindi l'unico problema rimane quello legato al terzo figlio di Dzeko, perché magari la moglie vorrebbe rimanere a Roma, insomma, queste situazioni qua. Però in un'intervista al Messaggero di, se non sbaglio, un annetto fa, Dzeko già disse che era stato comunque, c'era stato un forte interessamento della Juve, oltre che della Cina, quindi comunque lui è stimolato dal fatto di provare a giocarsi la Champions League. Diventerebbe il terminale ottimale per l'attacco bianconero. Tendenzialmente, vedete, presente che Dzeko dà il 65% di passaggi in profondità, un 14,2%, è uno che fa stare la squadra, tiene le sportellate, tiene palla, fa il lavoro sporco, quindi un ariete, un giocatore che, se non sbaglio, l'anno scorso ha fatto 19 reti, comunque tante, considerate che ha giocato non tantissimo, e quindi considerate, ma un pochettino quello che è l'età, un 34enne, però è uno dei migliori attaccanti in circolazione. Per quanto riguarda il discorso del centrocampista, ci sono delle diciture discordanti, delle dichiarazioni discordanti per quanto riguarda il centromista, perché si dice che Pirlo e Buffon abbiano chiamato in Cile per parlare con Vidal. Vidal, ricordiamo, è un 33enne e anche lui prende quasi 7,8 milioni di euro all'anno, 7,5, quindi più che altro, se rescinde che dire, i sei di che dire potrebbero andare anche in quel caso magari a Vidal. Io credo non tanto alla valutazione su Vidal, ce ne sono altre di valutazioni. Per esempio, ecco, Dzeko è un giocatore che è un 20 milioni di euro, come cartellino potrebbe scendere a 10, a 20 c'è, cioè 17 plus valenza parte la Roma. A 10 ci potrebbe essere uno scambio con Rugani, perché Rugani non è ancora fatto con Bellerin, non si sono accordati, e qui ce lo immaginiamo, figuratevi, ogni anno Rugani fa 1.000 trattative ma poi non va mai via, è un problema vendere Rugani, credetemi, è un problema. E quindi probabilmente ci potrebbe essere uno scambio di questa tipologia, se è interessato anche Florenzi, potrebbe essere un interessamento, non so, di Romero o di qualche altro giocatore. E del centrocampista abbiamo detto, e poi ci sono le vendite, c'è il discorso legato alla grana Sarri, perché Sarri non vuole anche lui rescindere, quindi vuole prendere i soldi del contratto, a meno che non lo chiami qualcuno tipo Roma Fiorentina, ne abbiamo già parlato. E poi c'è da vendere tanto, gioco forse tutto lì, i nomi sono sempre quelli di Alexandro, Bernardeschi, Douglas Costa, sono due giocatori, soprattutto i brasiliani, che interessano in modo prepotente al Manchester United. Questo perché il Manchester non è riuscito a prendere Sanchez, se non sbaglio, a una certa età il terzino sinistro, tutta una serie di valutazioni, adesso non le ricordo tutte, ma tendenzialmente perlomeno uno tra Douglas Costa e Bernardeschi sono addirittura entrambi, e quindi queste sono un pochettino le trattative di giornate che girano intorno alla Juve. Io credo che, ripeto, alla Juve hanno detto, per esempio, come attaccante, anche di tenere tutti e due, e Dzeko e Higuain, io non credo a questa strada. Io credo che la Juve prenda un attaccante come Dzeko, il numero uno,
E quindi, ma la storia di Milik non ho mai creduto, perché un piano B, tendenzialmente Milik poteva arrivare se rimaneva Sarri. Tante cose sono un pochino cambiate, come il discorso di Jorginho. Io credo una seconda punta, insomma un panchinaro un po' più giovane, lì però vanno fatte le valutazioni più opportune. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.